Intanto grazie all'Associazione Putignano nel Mondo, è stata una serata magica. E, i bambini che mi hanno detto che hanno trovato i libri divertenti e, mi hanno veramente riempita di gioia, ma lo dico sinceramente. E, sono davvero parecchio emozionata e ho visto una grande partecipazione per l'ultimo Mimosa nel Regno di Sottosopra. Evidentemente questa bambina tanto diversa, tra virgolette, che poi riesce a recuperare, riesce a far tesoro della propria diversità, li ha colpiti e spero di aver lasciato in loro qualcosina. Vorrei leggere un passaggio molto bello di Tolstoi, che potrebbe essere anche un invito a noi adulti a tornare, anche se per pochi istanti, piccoli. Possibile dunque che la vita mi abbia lasciato così gravi tracce nel cuore, di aver allontanato da me per sempre quelle lacrime e quell'estasi? Possibile che nulla me ne avanzi fuorché i ricordi? È abbastanza piena, densa di significato questa frase e spero possiate condividerla con me. Grazie. Io credo, come tu giustamente hai detto, che quando si scrivono dei libri per bambini, in realtà essi non sono indirizzati solo ai bambini, ma sono rivolti soprattutto agli adulti. E noi veramente speriamo stasera con tutto il cuore che tutti gli adulti presenti, c'erano molti insegnanti, molti genitori, molti educatori, abbiano apprezzato i messaggi che tu hai voluto dare attraverso i tuoi libri. E la cosa che ti volevo però chiedere, la tua ispirazione, da dove nasce? Come mai a un certo punto tu hai deciso di passare da quelle che erano le interviste che fai ai cosiddetti tipi tosti, che poi riporti sul tuo blog, invece a una scrittura diversa, senz'altro, più semplice se vogliamo, e indirizzata ai bambini? Più semplice, ma non tanto, vorrei sottolineare, perché come mi ha insegnato qualcuno, scrivere per i bambini comporta un piccolo sacrificio per noi adulti, perché per avvicinarti ai bambini devi paradossalmente elevarti, devi innalzarti al loro livello. E, sì, Mariana, mia figlia mi ha ispirata nella scrittura del primo racconto, Tina e la clessidra. E Tina è una bambina che ha un rapporto particolare con il tempo, un tempo che si accorcia e che si allunga a seconda delle esigenze dei genitori. E, non solo Tina, non solo mia figlia, ma anche i tipi tosti, perché se vogliamo i personaggi di questi racconti sono dei tipini tosti. Mimosa, Giosuè, il re, si scontrano con delle realtà inevitabili, con delle situazioni irreversibili, la morte per esempio, Giosuè che affronta la morte del nonno, la morte, la malattia, la diversità ci sono, bisogna farci i conti e bisogna trovare il sistema per gestirli e trasformarli in occasioni di recupero, di crescita, di arricchimento. Penso che questo davvero sia il messaggio più bello che tu sei riuscita a trasmettere in modo particolare con l'ultimo libro, appunto Mimosa. E infatti mi ha colpito, l'ho anche espresso poco fa, proprio per la cosiddetta resilienza, la capacità di trovare il positivo anche in situazioni che apparentemente non lo sono. Tu sai che come associazione Putignano nel Mondo noi vogliamo valorizzare
tutti i putignanesi che per mille ragioni sono fuori dal proprio paese e quindi ci teniamo anche a seguirli. Quali sono i tuoi progetti per il prossimo futuro? In modo che noi possiamo sempre avere un filo, un po' come quello sì, di Giosuè con te, invisibile. Capace di trasmettere, spero, emozioni, progetti. Mi piacerebbe continuare perché scrivere un po' mi cura l'anima e mi permette di distrarmi, ma continuo anche con i tipi tosti, il blog che è nato a novembre del 2011 e che è dedicato a chi non molla, a chi insegue sogni impossibili, a chi riesce a riscattarsi da un trauma, da un lutto. Lo dico sinceramente, sto anche cercando investitori per il mio blog, qualcuno che mi aiuti a valorizzarlo, a potenziarlo. Spero che possa aiutare anche qualcuno questo blog. Di tipi dalle storie molto dure ce ne sono tanti e invito a leggerli. Allora Cinzia, sicuramente noi siamo i tuoi sostenitori e quindi continueremo a seguirti. Grazie. Sia per quanto riguarda il blog, continuerò io ma tutti noi sicuramente soci di Putignano nel Mondo a leggere le interviste e sicuramente apprezzeremo anche qualora tu dovessi continuare a scrivere libri di letteratura infantile. Grazie di essere stata grazie. Con noi, è stato un vero piacere. Grazie a voi, grazie.